Siano lodati Gesù e Maria. Sì. Abbiamo ascoltato questa bellissima liturgia che cade all'interno della memoria liturgica di San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa. La prima lettura è una nuova, diciamo, piccola perla di consolazione da parte del Signore, perché siamo nel libro della consolazione di Isaia, con espressioni molto, molto belle, molto rassicuranti. Io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra, non temere, ti vengo in aiuto, non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, dottore, dottore, il santo di Israele, una cosa molto, molto bella, no? E poi la promessa di far scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli, eccetera, eccetera, no? Ecco, nel Vangelo però siamo riportati alla figura di San Giovanni Battista. Adesso dico una cosa perché ogni tanto mi arriva qualche mail, speriamo che, l'ho detto altre volte, che però si sentano questi interventi, così me ne risparmio qualcuno, perché tutti vanno in crisi, dice, ma qua ha detto che San Giovanni Battista è il più grande fra nati di donne, cioè allora San Giuseppe, tutti così. Allora, però bisogna capire una cosa che Gesù ha detto, cioè, fra i nati di donna non è sorta alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, dice pure. Per cui San Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna, diciamo, da dopo Adamo in poi, ok? Quindi è il vertice dell'Antico Testamento, quindi i tempi ancora in cui non c'era la redenzione, la grazia santificante. Ma dopo che la redenzione c'è, diciamo che Gesù dice più piccolo nel regno dei cieli, più grande di lui, capiamo che significa, no? Quindi non si agiti chi va in crisi sentendo queste cose, che poi pensa che va in tilt e che San Giuseppe non è, perché si sicuro San Giuseppe è il numero uno, è il più santo fra i santi, perché altrimenti non poteva stare vicino alla Madonna, né tantomeno fare il padre putativo di Gesù, no? Però la cosa più importante, che è quella che ci raccorda anche con la festa di San Giovanni della Croce, è quell'altra, cioè, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Espressione che bisogna rettamente comprenderla, però il Vangelo dobbiamo sempre tenerlo presente tutto. Non è che c'è una cosa troppo ostica, sì, le cose troppo ostiche possiamo dire, vabbè, adesso non lo capisco, ci torno in un secondo momento, ma non le posso accantonare del tutto. Perché sta cosa bisogna capirla. Che significa? Che il regno dei cieli patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono? Se uno legge le opere di San Giovanni della Croce capisce, che capisce tutto. Cioè c'è una lotta ascetica che bisogna affrontare per entrare nel regno di Dio. Quindi la lotta ascetica va fatta a colpi di atti forti di volontà, di risoluzioni prese in maniera seria, convinta, radicale e definitiva. Se no non si va da nessuna parte. L'ascesi, di cui oggi un'altra grande dimenticata nella predicazione e anche nella pratica della vita cristiana, sia nelle prediche, c'è un altro gioco di parole, nelle prediche e nelle pratiche, è una componente fondamentale della vita cristiana. C'è la rinuncia. Ma come faccio oggi? Guardate che oggi anche certi atteggiamenti, tra virgolette, pastorali, sono sintomatici, no? Cioè, non dobbiamo avere coraggio di dire alla gente, questa cosa non si può fare, punto, e basta. E se non vuoi, cioè se fai una risoluzione ferma di non farle, chiedi certamente aiuto alla grazia di Dio, non siamo pelagiani, quindi preghi e stai in grazia, tu quella cosa non la fai, punto, e basta. Io vorrei tanto smettere di fumare, però non ce la faccio. Ma ce la fai e come ce la fai? Un sacco di gente che ha smesso di fumare. Devi stare un mese in croce. Vuoi starci un mese in croce? Io, purtroppo, ahimè, su questo punto non vorrei dire peccati in pubblico. Lo so. Cioè, devi stare un mese in croce. Stai un mese in croce, si può stare un mese in croce? Se decidi di starci, certo che si può stare. Ci stai. E poi finito. Così fare per tante altre piccole cose. No? Perché non c'era, cioè,
noi durante la notte di Pasqua rinunci e rinunci, rinunci, cioè, ma guardate che dire rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue soluzioni, non è una cosa che si dice con la candelina in mano, che bella cosa, no? Che caruccia. Questa è una cosa che comporta poi degli atti fermi di volontà, per cui certe cose devono, dalla nostra anima, sparire, punto. Non ci devono stare più se vogliamo essere discepoli del Signore. Questo costa sacrificio? Certo, costa sacrificio. I violenti, cioè non è violenti quelli che ammazzano di botte la gente, è chi è capace di fare santa violenza, come dicevano i maestri di spirito, su se stesso. Quella è l'unica violenza santa che dobbiamo fare. Cioè, su quelle che sono le nostre inclinazioni, le nostre tendenze. Alcune cose non si fanno, alcune cose non si dicono, alcune cose non si pensano. Perché l'ascesi dei pensieri, se hai un pensiero balordo, tu non lo devi assecondare. Ma però non ho detto niente. Non si pensano nemmeno certe cose. Non è che soltanto non si dicono, non si fanno. Non si pensano. Questo richiede ascesi, richiede che mi viene in mente questo pensiero, dico, io, perché, ma questo mi è proprio nato dal cuore, cioè questo ce l'ho proprio, ma no, ma anche no, cioè, ti viene? Noi abbiamo la volontà che è regina, sostenuta dalla grazia, cioè tutta quanta l'ascesi si fonda su questo. Noi non siamo delle canne sbattute al vento. Vi ricordate quando Gesù parla di Giovanni Battista? Cosa andrà a vedere nel deserto? Un uomo vestito, una canna sbattuta dal vento, o un uomo in morbide vesti, si era andato a vedere un campione di ascesi. Perché chi predica la penitenza deve dare il buon esempio. San Giovanni Battista è stato uno di quelli che ha spezzato la sua umanità, l'ha proprio fatta a pezzi, mille pezzi, con una penitenza rigorosissima, fuori del comune per la missione che aveva. Ma guardate, andate a leggere le vite dei santi, quello che hanno combinato. Adesso c'è qualcuno che pensa che quelli erano... Non psicologicamente equilibrati, perché facevano delle cose anzi che sono addirittura dannose, dico. Mettiamo sotto processo i santi canonizzati dalla madre chiesa, gli hanno già fatto il processo, perché hanno fatto il processo di canonizzazione, e mi sembra che l'esito sia stato positivo. Se poi noi poveri peccatori vogliamo mettere sotto processo i santi canonizzati, io no. Io mi chiamo fuori, insomma, da questo circo Orfei, cioè, sto pochino la testa, e se non ci arrivo a tanta altezza dico: Signore mio, dammi la grazia, questi per il momento li ammiro, non riesco ad imitarli, però non si discute che sono dei maestri di vita con le parole corporali. La San Giovanni della Croce, la notte oscura, io la prima volta che l'ho letto ci ho dormito la notte, che spiega che se tu non entri in certe cose, tu l'unione con Dio su questa terra te la proprio che sogni di notte. Punto. Poi dice: ma no, ma a me piace tanto, io sono tanto bene a Gesù, sto a fare l'adorazione. Fare l'unione con Dio te la sogni, però, se non entri in una ottica rigorosa, che poi deve essere completata dall'azione soprannaturale della grazia, che quando te la va a descrivere, San Giovanni della Croce scrive: chi vive la notte dello spirito non passerà per il purgatorio, perché è talmente tanta la sofferenza purificatrice che sente dalla parte passiva dell'Altissimo, che se muore appena l'ha finito va dritto al paradiso. Qui dobbiamo aggiungere la terza categoria, oltre ai martiri e ai bambini battezzati, che prima di questa ragione chi ha fatto la notte dello spirito non va in purgatorio, perché è un purgatorio sulla terra. Vabbè, scusate, perché ogni tanto ci sono alcuni temi un po' sensibili, sapete, poi esperienza anche personale, la sensibilità influisce un po' anche sulla predicazione, quindi chiedo perdono se mi sono fatto prendere un po', però certe cose non si possono proprio sentire veramente, no? Cioè, dinanzi al Vangelo e alla testimonianza dei santi, cioè, il dottore della Chiesa, per queste motivazioni, ecco, rimettiamoci in ascolto dei buoni maestri, e se abbiamo qualcosa da correggere, la rettifichiamo. Che ci facciamo, secondo me? Più bella figura, tutto quanto, come dicono a Napoli. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.